spazio per le testimonianze, fratelli, perché desidero che si possa continuare in questo filone e darei subito la libertà ai miei fratelli per il messaggio della parola. Gloria a Gesù, alleluia. Gloria al Signore, alleluia, sono felice anch'io, gloria al Signore, siamo tutti amorevolmente contagiati dallo Spirito del Signore. Poi a me piacciono le varianti, ecco, la preghiera durante il primo cantico, quanto mi è piaciuto nella guida dello Spirito Santo, a Dio la gloria. Anche io sono abituato da tanti anni a chiedere delle conferme al Signore. Dico, Signore, mi ha dato questa parola, mi dai un segno, mi dai qualche cosa, un input. Ebbene, poi vi accorgerete che ho notato che da una frase di un cantico che abbiamo cantato, me lo ricordo, vittoria ci darai per Gesù. Poi il fratello nella preghiera ha posto molta enfasi sullo Spirito Santo, la sua guida, la sua presenza. Gloria al Signore. Ed è di Lui che questa mattina, col suo aiuto, parleremo. Intanto mi sento contento perché vi sento vivi. Vi sento caldi nello Spirito. Non è cosa da poco. Come ha detto il fratello Natale, mi ricordo tanti anni fa quando venne il fratello Tomasello da Palermo, gloria a Dio, è stato qualche giorno, forse un giorno e mezzo con noi, era presente anche ad un culto, a un certo punto ha detto: si sente che qui ci sono alcuni che pregano. Il fratello lo ha detto stamattina, gloria al Signore, una chiesa è viva perché è una chiesa che prega. Una chiesa è calda nello spirito perché una chiesa che prega, senza la preghiera ci sarebbe il mortorio. Noi ringraziamo il Dio per quello che è in grado di creare nel nostro mezzo. Bene, vogliamo attendere, fratelli, alla parola del Signore. Gloria a Gesù, che leggeremo nella lettera dell'Apostolo Paolo. Alziamoci, ecco, sì, bene, gloria a Dio. Lo facciamo non per abitudine, ma in riverenza davanti al Signore e davanti alla Sua parola. Leggeremo insieme, col Suo aiuto, nella lettera ai Galati, capitolo 5, dal versetto 16. Gloria a Gesù. Galati, capitolo 5, dal versetto 16. A Dio la gloria. E Dio sia lodato. Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Or le opere della carne sono manifeste, e sono fornicazione, impurità, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge, e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri.
Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Amen. Fin qui la parola. Accomodiamoci. Gloria al Signore. Benedetto sia il nome santo del Signore, perché avendo iniziato un'opera nella nostra vita, la porterà a compimento e la sta portando a compimento. Gloria al Signore. E noi siamo qui, oltre che a lodare il Signore, a benedirlo, a glorificarlo, ad adorarlo in spirito e verità, come piace dire a me, noi siamo venuti anche a fare rifornimento spirituale del carburante del Signore, della benzina di Dio. Gloria al nome del Signore. E di volta in volta verifichiamo che il serbatoio della nostra vita sia pieno abbastanza, perché poi uscendo possiamo fare tanti chilometri di strada nel cammino di questo mondo, rimanendo fedeli al Signore. Poi ci accorgiamo che magari, sì, è vero, è come se diminuisse la benzina, ma gloria a Dio, nel prossimo culto facciamo da capo il pieno delle benedizioni del Signore e del suo Santo Spirito. Gloria a Dio per tutti quelli che si accorgono a volte di questo calo spirituale. È successo a tutti i servi del Signore, per quanto è di mia conoscenza, lo hanno anche scritto nelle loro autobiografie oppure le biografie, perché sono state scritte le loro vite da qualche altro, che quando hanno avvertito un calo spirituale nella propria vita si sono tutti ritirati nella loro stanzetta segreta e da lì sono usciti dopo che hanno fatto da capo il pieno spirituale dello Spirito di Dio. Gloria al nome del Signore. Imitiamoli questi servi, perché a volte le tante cose della vita ci avvolgono, ci coinvolgono, ci distraggono eccessivamente. Avvertiamo che c'è un calo spirituale, perché quando c'è il calo spirituale noi l'avvertiamo, fratelli. Sto dicendo delle cose strane. Non l'avvertite voi quando avete un calo spirituale? Non sentite forte la presenza del Signore? I riflessi spirituali sono un po' annebbiati? Quello è il momento per separarsi dagli altri, da tutti e da tutto. Sì, ti prendi anche una giornata di congedo, fratelli. Qualche volta mi capitava di farlo per coloro che lavorano, e ci si apparta nella propria stanzetta segreta, chiamiamola come volete. Gloria a Dio, è di sopra e di sotto. Gli apostoli erano nella stanza di sopra, chiamato l'alto solaio, e lì, fratelli, invocare il Signore. Non andiamo a fare delle richieste particolari, ma andiamo a cercare la faccia del Signore. Andiamo a cercare direttamente il volto del Signore. Dice nella parola che quando il popolo di Israele si trovava sotto castigo da parte del Signore, sempre su consiglio del Signore, è detto: se il mio popolo si umilia, poi prega, cerca la mia faccia. Allora c'è differenza fra pregare e cercare la faccia del Signore. Noi nella preghiera di solito siamo soliti cercare, fare delle richieste al Signore, quasi quasi portiamo l'elenco: mi serve questo, c'è quel bisogno. Anche questo è buono. La parola dice: le vostre richieste siano rese note a Dio o in preghiera, in suppliche, accompagnate sempre dal ringraziamento. Quello che a volte ci scordiamo, noi facciamo l'elenco, la preghiera, la supplica, e qualche volta ci dimentichiamo di ringraziare il Signore. Perché in fede crediamo che quanto abbiamo chiesto nel nome di Gesù ci sarà concesso, anzi ci è stato concesso. Allora si umilia. All'umiltà era sempre accoppiato di solito il digiuno. La vera umiliazione è quando digiuniamo e anche mortifichiamo anche la nostra carne, il nostro corpo. Prega,
gloria al nome del Signore, cerca poi la mia faccia. Che bello, gloria al Signore. Dicevo un servo, c'è stato un tempo che io paragonava il Signore a un albero pieno di frutti. E ho cercato per tanto tempo quel frutto, quel frutto, quel frutto, quel frutto, e poi il Signore me li ha dati. Ora sapete che cosa cerco? L'albero. Direttamente l'albero del Signore, cioè andare al Signore per il Signore. Tanto se noi ci dimentichiamo di fare qualche richiesta, andando al Signore per il Signore, per Lui, gloria al nome del Signore, è un cercare il suo regno e la sua giustizia. Le altre cose, a Dio sia la gloria, ci saranno date in più, ci saranno date in abbondanza. E poi dice anche: abbandona poi le sue vie malvagie, gloria all'Eterno, io lo esaudirò, lo ascolterò, lo esaudirò, perdonerò i suoi peccati e poi sanerò anche il paese. In quello che abbiamo letto per grazia questa mattina nella parola del Signore c'è la formula, fratelli, per rimanere fedeli al Signore. C'è il consiglio da parte del Signore in una maniera specifica, perché come abbiamo cantato, per ottenere la vittoria su ogni forma di male, su ogni forma di peccato. Il Signore non ci ha lasciato allo sbando, allo sbaraglio, veditela tu, vedi che io ti ho dato l'indirizzo, la strada è quella e veditela tu. No, noi abbiamo conosciuto nel Signore Gesù e col Signore Gesù un Signore che cammina con noi. Alleluia. Ed è per questo, fratelli, che per mezzo della fede, dice la parola di Dio, si è realizzato quel grande mistero nascosto avanti secoli, ed è quello che è stato rivelato ai suoi apostoli, ai suoi santi e anche alla Chiesa di questi ultimi tempi. Questo mistero è Cristo in voi, speranza di gloria. Cristo in vuol dire Cristo dentro di noi. Gloria al Signore. Signore non è un Signore, sì è vero che noi lo seguiamo, seguiamo le sue orme, ma attraverso la parola di Dio sappiamo che per mezzo della fede è venuto a vivere nella nostra vita. E qua dentro, dove fratello? Qua dentro, è dentro il nostro corpo, ci crediamo fratelli? Dice la parola di Dio, per mezzo della fede Gesù vive dentro di noi. Gloria al Signore. Dove si sia collocato, a destra, a sinistra, al centro, nella mente, nel cuore, non lo so, ma so che da un momento che Lui è entrato nella nostra vita, noi avvertiamo ogni giorno la sua presenza. Gloria al Signore. A Dio la gloria. Poi ci sarebbe bastato Lui, no? Cioè, ecco, voi mi avete accettato nella mia vita, no. Ma sapete, gloria al nome del Signore, io me ne vado al Padre, ma non vi lascerò orfani, gloria a Dio, ma manderò a voi il Consolatore secondo la promessa del Padre. E noi ringraziamo Dio perché questa promessa è stata adempiuta fin dal giorno della Pentecoste, quando per la prima volta uomini sulla faccia della terra sono stati battezzati di Spirito Santo. Tutti quelli di prima, profeti inclusi, erano investiti dallo Spirito di Dio. Quando non erano investiti, non sentivano questa presenza forte nella loro vita. Ma quante volte viene detto di un profeta, ora lo Spirito lo ha investito e gli ha dato di aprire la bocca e di profetizzare. Ma i primi battesimi di Spirito Santo sono stati alla Pentecoste, a Pentecoste, e noi siamo i figli di quella esperienza, grazie a Dio, perché anche oggi il Signore battezza con lo Spirito Santo, soprattutto quando ci impegniamo, soprattutto quando facciamo sul serio col Signore. Più ci impegniamo, alleluia, più onoriamo il Signore, e il Dio onora quelli che lo onorano. Anche l'altro giorno, gloria a Dio, dei giovani mentre erano radunati a Ganzirri, gloria al Signore, mentre pregavano, il Signore è stato presente in mezzo a loro e ha battezzato con lo Spirito Santo. Non si potevano più alzare, gloria a Dio. E quante volte abbiamo fatto queste esperienze, diceva il fratello, hanno pregato fino a luna di notte. A Dio sia la gloria.
il Signore è ancora presente per glorificare il suo nome, il nome di Gesù, il suo figliuolo. Non ci dimentichiamo che lo Spirito Santo è sceso e continua a scendere perché il Signore Gesù è stato glorificato. Dice la parola prima, non era sceso, perché Gesù ancora non era glorificato, ma ora Gesù è stato glorificato alla destra del Padre ed è per questo che ancora oggi continua a scendere ed è pronto a scendere anche nella vita di coloro che ancora non l'hanno ricevuto. Gloria al nome del Signore, che belle queste espressioni di vittoria. Gloria a Dio. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto, che bella questa parola, affatto, vuol dire completamente, i desideri della carne. Ci avete mai fatto caso a questo affatto? Gloria a Dio, non sono di quello che sono meticoloso, anche se ho la tendenza a sviscerare le parole. Gloria a Dio. Chi cammina per lo Spirito non adempirà affatto, cioè in nessuna occasione, in nessuna circostanza, i desideri della carne. Questa è parola di Dio. Gloria al nome del Signore. Perché la carne di tutti ha desideri contrari allo Spirito. Stiamo parlando dello Spirito con la S maiuscola, cioè lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Addirittura non potete fare quello che vorreste fare secondo la carne. Gloria a Dio. E Dio ci mette nella impossibilità di compiere il male. Non ci viene di ringraziare il Signore, fratello. Non potete fare quello che vorreste. Benedetto sia il nome del Signore. Quella che vince è la gloria di Dio, la potenza di Dio. Sapete, la carne di ciascuno di noi era, noi parliamo con l'imperfetto, era soggetta alla legge del peccato. Da quando Adamo ha introdotto il peccato nel mondo, o ha introdotto se stesso e tutti i suoi discendenti sotto la legge del peccato che ha condotto alla morte. Dice, per mezzo di un uomo il peccato è entrato nel mondo, ma per mezzo di un altro uomo la resurrezione è venuta e noi abbiamo ottenuto salvezza e vita eterna. Gloria al nome santo del Signore. Gloria a Dio con tutto il cuore. Per mezzo di un uomo è entrato il peccato nel mondo e per questo anche con il peccato è entrato la morte e la morte è passata su tutti gli uomini, perché poi tutti gli uomini hanno peccato in Adamo. Gloria al nome santo del Signore. Che bella notizia, camminare per lo Spirito. Gloria al nome del Signore. Certo, questo messaggio è particolarmente indirizzato a coloro che sono stati battezzati di Spirito Santo. Gloria al Signore, il quale non ci è stato dato soltanto per essere edificati quando noi parliamo in lingue. Dice la parola, colui che parla in lingue edifica se stesso. Ed è bello parlare in lingue, vero fratelli? Gloria a Dio. Già sentiamo gioia, sentiamo armonia, il contatto con Dio, il contatto col cielo, ma non ci è stato dato soltanto per parlare in lingue. Raccontavo a fratello Daniele che ieri mi ha chiamato una sorellina, mi ha detto, fratello Lino, sta succedendo un fatto strano. Che sta succedendo? Dice, da quando siamo usciti ieri sera dalla riunione dei giovani, sai, c'è il mio fidanzato che si è messo a parlare in lingue e non si ferma più. Non si ferma, non ti preoccupare, certo era un po' preoccupato, cioè, che devo fare? Non ti preoccupare, lascialo parlare, siccome sa guidare la macchina, ti metti e guidi tu. Gloria a Dio, dice che per tutto il percorso, fino a che sono arrivati a casa, non l'ha smesso di parlare in lingue. Grazie a Dio per i linguaggi, a Dio la gloria, ci sono stati dati per l'edificazione personale, per non parlare poi di quelli che interpretati come dono di lingue, o costituiscono appunto uno dei doni, sia le lingue sia l'interpretazione, due dei doni
dei nomi e doni dello Spirito Santo. Gloria al nome santo del Signore. Ma non ci è stato dato solo per questo. Gloria al Signore. Non possiamo relegare tutta l'opera dello Spirito, che quando andiamo in preghiera ci mettiamo a parlare in lingua, e qualche volta anche se non siamo in preghiera, ma perché in comunione col Signore, che bello, in macchina non vi capita di parlare in lingue? No, sì, gloria a Dio. Ma sai, mentre fate i piatti non vi capita di parlare in lingue? Mentre siete in comunione col Signore, c'è chi canta, c'è chi prega, e in comunione col Signore, che bello, ci mettiamo a parlare in lingue. Ma non ci sono state date solo le lingue, assieme allo Spirito Santo ci è stato dato potenza. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e poi mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Samaria, eccetera, fino all'estremità della terra. Potenza, a che cosa serve questa potenza? La potenza serve per combattere un'altra potenza. Benedetto sia il nome del Signore. Dice la parola del Signore che la legge, leggo, potrei anche citarlo così a memoria: non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Gloria al Signore. Nel capitolo prima l'Apostolo aveva descritto il confronto impari che tutti noi abbiamo toccato con mano, cioè quando abbiamo cercato di lottare contro il peccato da noi stessi, con la nostra forza, con la nostra volontà, con la nostra caratterialità. Io quando dico una cosa, fratello, vede che caschi il mondo. Hai mai provato a lottare da solo contro il peccato? Sei in grado di elencare qualche vittoria che tu hai ottenuto? Nessun uomo da solo per la carne ha mai ottenuto vittoria contro il peccato, perché la forza del peccato, la potenza del peccato è più forte della potenza della tua volontà e del tuo carattere. Apostolo Paolo apre il cuore e dice: io il bene che voglio fare non lo faccio. Certo, questo prima di conoscere il Signore, il male invece che non voglio fare faccio. Allora succede che se non sono io che voglio fare il male, chi è che lo compie? Il peccato che c'è dentro di me, questa forza di peccato, questa legge di peccato che è nelle mie membra. Poi esclama: misero me, chi mi libererà da questo corpo di morte? E poi inizia questo bellissimo capitolo 8 ai Romani, un inno di vittoria alla gloria del nome del Signore. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Alleluia. Quando leggete, fratello, o leggiamo nella parola, la preposizione semplice in italiano vuol dire dentro vuol dire. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché non è forse vero che il Padre ci ha messo in Cristo Gesù? Gloria al nome del Signore, con tutta l'anima e con tutto il cuore. A Dio la gloria. Egli è stato fatto per noi, dice la parola, salvezza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché colui che si gloria non si glori per se stesso, ma si glori nel nome del Signore. Ha provveduto a tutto il nostro Signore. Perché, notate, la legge dello Spirito della vita, a Dio la gloria, è la legge dello Spirito Santo, la legge del regno di Dio. E quando lo Spirito Santo entra in una creatura, porta con sé, alleluia, tutti gli accessori, permettetemi questo termine, porta con sé la legge dello Spirito, porta con sé la sua potenza e porta con sé la sua gloria. Gloria al Signore. La legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù. Ma non l'avevi detto prima, Paolo? Ho detto ai fratelli, facendo lo studio biblico, che se soprattutto la lettera agli Efesini, anche le altre lettere, ma soprattutto Efesini, se voi sottolineaste la
preposizione semplice in la trovereste centinaia di volte, perché noi, la nostra vittoria scaturisce dal fatto che ora siamo in Cristo Gesù. In Cristo Gesù, dentro Cristo Gesù. Gesù è dentro di noi e noi siamo dentro di Lui. Che cosa esce fuori? Una sola cosa. Alleluia. Dice la parola di Dio che chi si unisce a una donna diventa la stessa carne con lei. Così chi si unisce al Signore diventa uno stesso spirito con Lui. Alleluia. Siamo contenti di questo? Gloria al nome del Signore. La legge dello spirito e della vita in Cristo Gesù, notate, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. C'è voluta la legge dello Spirito Santo per contrastare e combattere la legge del peccato. E credetemi, la legge del peccato è potente, ma la legge dello Spirito contiene in sé l'onnipotenza. Alleluia. A Dio la gloria, benedetto il nome del Signore. Quando lo Spirito Santo vi è venuto ad abitare dentro il nostro cuore sulla base della parola, noi crediamo che siano venuti ad abitare dentro di noi le tre persone della Deità: il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo, benedetti in eterno. Gloria al nome del Signore, perché viene il Signore Gesù, entra lo Spirito suo. Anche Gesù poi ha detto che chi è che osserva la mia parola, alleluia, io e il Padre mio verremo e faremo dimora presso di Lui. Quindi non ho detto una cosa inesatta: il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo fanno dimora dentro un cuore che si è aperto alla legge dello Spirito della vita. Gloria al nome del Signore. Notiamo quindi che nel peccato c'è forza, c'è potenza, però proviamo a lottare contro di lui senza del Signore. Non c'è mai riuscito nessuno. Resisti 10 giorni, 15 giorni contro quel vizietto. Mi ricordo quando combattevo contro il mio vizio del fumo tanti anni fa, ma questo è da applicarsi anche ad altri vizietti, ad altre nostre debolezze. Oh, quante volte, fratelli, ho fatto promesse, ho fatto voti al Signore. Signore, perdonami quest'ultima volta e poi non te lo chiederò più. Incontravo con altri fratelli, ci facevamo la scommessa. Avanti, vediamo chi comincia prima da capo a fumare. Scommetti quanto? E Dio ci perdoni, ci ha perdonato già. Un pranzo, la cena, a chi è che cominciava a fumare per primo. Abbiamo dato la nostra parola d'onore a Dio. La mia parola d'onore è venuta meno tante volte. E verrà meno anche la tua. Perché il peccato non si vince a colpi di promesse, di scommesse, di voti, di parole d'onore o supplicando a Dio perdonami perché è l'ultima volta. Ma ci fu un bel giorno, per grazia, che il Signore mi ha raggiunto e mi ha permesso di riceverlo nella mia vita, nel mio cuore. Sapete, non sono andato più a dire: Signore, aiutami a non fumare, perché la sua presenza in me mi dava tanta forza. E io da quel giorno, anzi, ho detto: fa che mi venga la nausea, Signore, quando sento l'odore del fumo. Ed è successo da quel giorno in poi. Ora sono passati 50 anni, grazie a Dio sia la gloria. Ma questo è da applicarsi, no? Di solito nominiamo sempre questa sigaretta, no? Ma è per tutti gli altri vizi che si possono avere, che naturalmente parlano di impurità, parlano di cose che non sono gradite al Signore. Gloria a Gesù. La legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato, cioè liberato dalla legge del peccato, alleluia, che è nelle mie membra. A Dio la gloria. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente. La legge ti dice: quella cosa tu non la devi fare, tu quella cosa la devi fare. Ma la legge parla alla carne di ogni uomo, sì, anche alla volontà di ogni uomo. Ma era debole, perché nessuno è stato mai in grado di adempiere tutta la legge del Signore. E allora, infatti, noi crediamo che la legge sia stata data, come dice qualcuno
per arrivare ha condotto l'uomo a capire che non poteva essere osservata. Perché per mezzo della legge ci è stata data la conoscenza del peccato che era dentro di noi e di quelli che anche non conoscevamo. La legge è come se ha calpestato la coda al cane che dorme. Appena l'ha calpestata, noi siamo usciti, abbiamo fatto dei salti, abbiamo arringhiato, abbiamo azzannato. Diceva Paolo, io ero convinto di essere il santarello di turno, ma quando ho letto la legge che mi diceva non concupire, io ho scoperto che concupivo. E neanche Paolo è riuscito ad osservare senza il Signore Gesù la legge del Signore. Anzi, dice, attraverso la legge il peccato è diventato estremamente peccante dentro di noi. Vuoi fare la volontà di Dio? Non devi fare quello. Leggi di 5 libri. E chi c'è mai riuscito? Nessuno. Allora ecco perché qui stiamo leggendo, fratelli, infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, la rendeva debole, perché la carne nostra non può fare la volontà di Dio, è nemica di Dio. Lo sapete che la nostra carne è nemica di Dio? E tutti quelli che ancora sono rimasti nella carne, vivono nella carne, non si appigliano al Signore per adempiere la volontà del Signore, sono degli illusi. Puoi resistere 15 giorni senza quel vizietto, senza quella, il 16° giorno ricadi da capo. Ma sia ringraziato Dio che ha dato la soluzione a questo grande problema. Perché la carne la rendeva impotente, notate, Dio lo ha fatto. La grazia si può trasformare in queste 3 parole. Che vuol dire grazia di Dio? Che quello che devi fare tu, lo faccio io. Quello che devi fare tu, l'ho fatto io. Già Isaia, che è chiamato il 5° Evangelio, è come se quegli Vangeli sono 4, no? E con qualcuno l'ha definito il 5° Evangelio perché ci sono tante espressioni di grazia, o... illuminato dallo Spirito di Dio, pur essendo nel periodo della legge, dà un fascio di luce enorme a tutto il mondo e gli manda a dire da parte del Signore, per bocca del profeta Isaia, «Oh Signore, Tu ci darai la pace!» Tu ci darai la pace. Vediamo le condizioni per ottenere questa pace. Perché ogni opera nostra, sei tu che la compi per noi. Questo è il concentrato di tutta la grazia di Dio. Noi abbiamo conosciuto l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, per arrivare a questo passo. Noi da soli non possiamo fare la volontà di Dio. Non c'è mai riuscito nessuno, ma per grazia, con l'aiuto del Signore. E poi notate, sei tu che la compi per noi. E allora il Signore cosa ha bisogno di vedere in noi? Degli arresi, di quelli che ammettono, Signore, io senza di Te non posso fare nulla, anche se sono un uomo di carattere. Quando dico una parola, ho visto uomini, fratelli, che si sarebbero fatti fare a pezzi, ma sono venuti meno nella parola quando hanno lottato contro se stessi, contro il peccato. Senza di Me non potete fare nulla. Ma assieme all'Apostolo esclamiamo col cuore che anche noi oggi possiamo ogni cosa in Cristo che ci fortifica. Gloria al nome santo del Signore. Dio l'ha fatto. E che ha fatto? Vediamo che cosa ha fatto. Ha fatto mandando il proprio Figlio in carne. Ecco la giustificazione della incarnazione del Figlio di Dio, della incarnazione della parola. La parola è stata fatta carne. Oh, ha mandato il proprio Figlio in carne, notate, simile a carne di peccato. Lui aveva un corpo come nostro, come il nostro, gloria a Dio. Però sia ringraziato Dio, è stato tentato come noi in ogni cosa, ma senza peccare. Gloria a Dio. Ma sulla sua carne, fratelli, sulla sua carne lui ha portato tutti
tutti i peccati dell'umanità, a tal punto che lo Spirito Santo lo definisce un ammasso di peccato, il Signore Gesù. Dice la parola: egli è stato fatto peccato per noi. Noi che ha commesso uno, ne ha portato il mio, il tuo, il suo, è stato fatto peccato per noi. Se fosse stato possibile avere uno strumento o per contare il numero dei peccati, come si fa con i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine, se fosse stato possibile, chissà, in un millimetro cubo del sangue di Gesù, quanti milioni di peccati c'era in un millimetro cubo. Perciò gli uomini ce ne hanno circa 5 litri, 5-6 litri, gloria a Dio. L'importante è che egli ha portato tutti i nostri peccati sul legno della croce, gloria a Dio. Lo ha fatto mandando il suo figliolo, il suo proprio figlio, in carne simile a carne di peccato, notate, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. È stata una condanna quella del Signore Gesù, fratello. Non è stato un incidente della storia, di come di tanti martiri che sono morti o sono stati suppliziati. Assolutamente no, fratelli. Ha condannato il peccato nella carne. Gloria al Signore. Che bello che mentre lui moriva, il Signore Gesù faceva morire tutti quanti noi. Sapete che il nostro corpo è stato crocifisso con Cristo Gesù. Ma queste cose bisogna assimilarle in fede. Certamente è stato crocifisso con Cristo Gesù. Gloria al nome del Signore. Sapendo questo, che il nostro corpo è stato crocifisso con Cristo Gesù, affinché il corpo della nostra carne, crocifisso assieme al Signore, ci avrebbe indotto a non servire più il peccato. Gloria a Dio. Notate, affinché il comandamento della legge fosse compiuto in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito, con la S maiuscola. Questa parola di Dio si può adempiere soltanto se viviamo per lo spirito. Distacchiamoci dallo spirito, non si abbia comunione con lo spirito, ma la possiamo sapere a memoria, la possiamo predicare tante volte al giorno. Siamo degli sconfitti. È volontà di Dio, come abbiamo letto, fratelli, che noi si cammini secondo lo Spirito. Alleluia. A volte si dice: fratello, sai, sto facendo un cammino spirituale. Gloria a Dio. Ma che vuol dire? Che stai pregando di più, stai leggendo di più la parola, stai digiunando di più? E Dio ti benedica. Ma alla fine, se lo fai bene questo cammino, deve arrivare a questa conclusione, che noi ogni giorno dobbiamo camminare assieme allo Spirito Santo. Questa è la soluzione di ogni peccato, di ogni problema che ha causato il peccato o i peccati nella nostra vita, e contro i quali o il quale peccato noi abbiamo lottato fino ad oggi inutilmente. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Perché anche oggi, se facciamo un'intervista alla nostra carne, cosa ti piacerebbe fare? Ah, mi piacerebbe fare quello, questo, se siamo onesti, mi piacerebbe fare quello, perché però i desideri della carne sono contrari ai desideri dello Spirito Santo. Sono cose, notate, opposte fra loro, in modo che non potete fare quello che vorreste, perché la carne vorrebbe sempre peccare. Nessuno si scandalizza, anche la mia carne vorrebbe peccare. Ma chi è che gli impedisce di peccare? Alla mia carne e alla tua carne, alla tua carne. Lo Spirito Santo. Che bella notizia. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Gloria al nome del Signore. Non siamo sotto la legge, che sapeva solo indicare quello non si fa e quello là non ci deve andare. Ma la legge non ha mai aiutato nessuno a non peccare. È parola di Dio, questa è stata data per dimostrare all'uomo che senza di Dio l'uomo è impotente a vincere il male.
Oh, guai a noi se il Signore ci avesse detto come la legge, quella è la via. Vedi quello che devi fare. No, io non vi lascerò orfani. Vi manderò un altro consolatore. Che bello questo altro. In greco ci sono due parole per dire altro. Uno, un altro qualunque. Un altro. Quello usato da Gesù in greco vuol dire quello dello stesso tipo. Io voglio sostituire questa Bibbia con un'altra Bibbia uguale a questa. Non con un'altra generica, ma con un'altra simile. Lo Spirito Santo, alleluia, rappresenta perfettamente il Signore Gesù. A tal punto che noi non sentiamo la mancanza, perché egli vi consolerà, egli vi consiglierà, egli vi suggerirà. Gloria al nome del Signore, a Dio la gloria. Abbiamo fatto questa esperienza, fratelli, che mentre abbiamo lottato contro il peccato e siamo venuti meno, poi il Signore ci ha ricordato: è perché mi hai lasciato la manina, è perché me l'hai lasciata. Noi dobbiamo verificare, la nostra responsabilità di ogni giorno è di verificare che la nostra vita la rappresenta una spina elettrica, sia continuamente messa nella presa. La presa, io intendo il cuore del Signore, la comunione del Signore, la nostra spina deve essere sempre messa nella presa, e allora questo nostro motore funziona con l'energia che ci dà direttamente il Signore. Staccate la spina, Non funziona più l'elettrodomestico, fratelli, e non funzioniamo più se non per essere usati per altre cose, magari per commettere il male. Gloria al nome del Signore. Io, visto che mi hai dato qualche minuto in più, Natale, e Dio ti benedica anche per questo, l'ho già raccontato, credo, in questa chiesa, che diversi anni fa io combattevo contro una mia debolezza, sapevo che non la dovevo fare e la facevo lo stesso, in sincerità, perché siamo sinceri davanti a Dio. Che facevo? Andavo e piangevo davanti al Signore e mi qualificavo in tutte le maniere possibili: Signore sono un miserabile, sono un indegno e sono un verme. Se avessi accumulato tutte le parole brutte applicate ad una persona, l'avrei applicata alla mia vita, e piangevo veramente. E mi laceravo l'anima e il cuore. Dico: Signore, hai visto? Sono qui da capo. Fatene tesoro di quello che vi sto dicendo. A un certo punto lo Spirito Santo si è degnato, per grazia, di entrare in colloquio con me. Fratelli, io ho sentito la voce che mi riempiva tutta la testa, sentivo che stava parlando con me. Avete fatto questa esperienza? La farete? La volete fare, che lo Spirito Santo vi parli anche in una maniera udibile? Fratelli, sapete che non sono impazzito ancora, sono nelle mie piene facoltà di intendere e di volere. E mi ha detto: l'altro peccato non me lo confessi. L'altro peccato, voi che avreste fatto al posto mio? Ne avreste cercato uno sicuramente. Dove? Sicuramente nel passato. Vuoi vedere che mi sono dimenticato di confessare qualcosa al Signore? Allora, quasi come la luce, velocemente, ho passato tutta la mia vita, quello l'ho confessato, a quel fratello gli ho chiesto perdono, a quella sorella anche, mi sono venuti tutti davanti, fratelli, e non riuscivo a trovarne uno peccato. La voce ha continuato dicendo: non è del passato. Come non è del passato? È di ora. Fratello, peggio di andare di notte, perché nel passato qualcuno lo potevo trovare, ma credetemi, a mani alzate davanti al Signore, al presente io non avevo convincimento di peccato alcuno. Siamo alla presenza del Signore. E mi ha messo in imbarazzo questa cosa: è di ora. Allora me ne volevo inventare uno. Signore, forse ho trattato male il fratello Natale, gli devo chiedere scuse, il fratello Daniele, qualche sorella al telefono, che
qualche volta bisogna avere tanta pazienza, non solo con le sorelle, anche con i fratelli. Dico, magari, Signore, ho alzato la voce, me ne volevo inventare uno. Non ci sono riuscito. Allora ho detto, Signore, aiutami, ti prego. La voce ha continuato dicendo, c'è un peccato più grande, l'ha chiamato più grande, fratelli. E chi se li scorda queste cose? Di quello che tu mi hai confessato. Ed è quello che non ti fai aiutare. Non farsi aiutare dal Signore è peccato. Perché vuol dire che lasciamo le sue mani, è come se diciamo ce la vediamo da noi, ce la sbrighiamo da noi. Fratelli, se l'abbiamo fatto questo pensiero, non lo facciamo più, vi supplico nell'amore del Signore, nel nome di Gesù, non lo facciamo più. Ho chiesto perdono e lui mi ha detto, sì, tu mi chiedi perdono e io ti perdono, ma se tu di volta in volta, non solo per quella debolezza, per altre cose, non ti fai aiutare, fra 10 giorni sarai da capo qui a chiedermi perdono. Noi non abbiamo imparato dal Signore, gloria al nome del Signore, abbiamo imparato il segreto che sbagliamo e poi andiamo a chiedere perdono, pecchiamo e chiediamo perdono. Grazie a Dio per tutte le volte che ci ha accettato e ci ha perdonato, ma non è questa la volontà di Dio, che sbagliamo e cerchiamo perdono. La volontà di Dio è che non pecchiamo più. La volontà di Dio è che non pecchiamo più. Se noi camminiamo secondo lo Spirito, non adempiremo affatto, alleluia, i desideri della carne, completamente, ma manco quell'angolino, ma neanche quell'atomo, no, alleluia, perché Dio è santo e vuole che noi siamo tutti quanti santi completamente, spirito, anima e anche corpo, alla gloria del Signore. Poi li elenca l'Apostolo Paolo, fa un elenco quasi completo. Le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezze, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge, altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Certo, si farebbe tardi analizzare ogni parola e che cosa implica la parola fornicazione, che cosa implica la parola impurità e che cos'è la dissolutezza, l'idolatria. A volte si può essere idolatri anche senza avere le statue in casa, idolatri dei nostri mobili, idolatri anche delle cose che abbiamo dentro i mobili, proprio idolatri, viviamo per quelle cose. Una volta visitai un fratello, gloria al Signore, perché non veniva un po' di tempo in chiesa, lo visitai e dico, fratello, l'ho visto turbato, ma turbato di brutto. Fratello, che ti è successo che sei così turbato? Ah, che ne sai, ho un turbamento profondo, fratello. Mi ha fatto alzare e mi ha fatto vedere nella vetrina una cichira, è italiano cichira, tazzina di caffè, si dice cichira, col piattino e la tazzina. Ma che bella tutta, ricamata, di non so quanti anni avesse. Sai, fratello, era di mia nonna, di mia bisnonna. Me ne ha regalato 2. L'altro giorno mia moglie, mentre faceva la pulizia, ne ha rotto una. Dico, certo, e te la sei presa, fratello, così. Ma era turbato, fratello. Ti prego, puoi pregare per me? Sì che prego. Sai che richiesta faccio, fratello? Che si rompa anche l'altra. Non facciamo le battute dal pulpito, voi ci conoscete, siamo, crediamo, seri davanti al Signore, ma mi è uscito dal cuore, io pregherò che si rompa anche, ne ha fatto un idolo a tal punto che si era tutto scombussolato per una tazzina di caffè.
Non so perché il Signore sta parlando così questa sera, forse sta dicendo ancora qualche cosa a me. Gloria a Dio, discordie, gelosie, ire, gelosi. Sei geloso che un altro fratello viene attenzionato più di te, un'altra sorella viene attenzionata più di te. Invidie, l'invidia è il dispiacere per il progresso degli altri, dice il vocabolario. Quando gli altri prosperano, noi ci sentiamo male. E se un altro fratello, una sorella vengono attenzionati più di te, tu ci resti male. Ma perché non scompari, fratello, sorella? E lo dice a te stesso come Giovanni il Battista: conviene che lui cresca e che io diminuisca. Stai diminuendo, fratello? O stai attento ancora se gli altri ti mettono gli occhi addosso, se gli altri ti attenzionano? O più tu ci tieni a queste cose, più non andrai avanti. Perché dice la parola che colui che si innalza sarà abbassato. E colui che si abbassa sarà innalzato. Gloria al nome del Signore, a Dio la gloria. Chi fa queste cose non erediterà il regno di Dio. A Dio, noi lo vogliamo ereditare il regno di Dio. Alleluia, a Dio la gloria. E finiamo, fratelli, col dire che poi descrive il frutto dello Spirito, cioè quando lo Spirito conduce la nostra vita veramente. E mi verrebbe di sottolineare, di spiegare, di meditare parolina per parolina, ma faremmo le 2, le 3 di pomeriggio. Questo è oggetto di studio biblico. Gloria al nome del Signore. Ma mi viene di spendere una parolina, fratelli, sulla gloria a Gesù. Quando abbiamo letto divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orgie e altre simili cose. Ubriachezze. Grazie a Dio noi non ci ubriachiamo. E poi abbiamo anche letto, fratelli, che a Dio lo leggeremo poi nel frutto dello Spirito, l'autocontrollo. Figlioli di Dio non si ubriacano, ma neanche diventano ebri nel senso allegri, perdonate il termine, allegri. Dobbiamo essere misurati anche a tavola nel mangiare. La sobrietà e l'autocontrollo riguarda anche il nostro cibo. Certo, dare sfogo alla carne poi si diventa un gozzo vigliare, no? La voglia del gozzo, la voglia di mangiare. Noi non ci possiamo mangiare 3 o 4 piatti di pasta e neanche 2. Permettetemi, fratello, parlo dell'esagerazione. E non possiamo esagerare neanche con i secondi. E non possiamo esagerare neanche con i bicchieri di vino. C'è qualcuno che si mette la bottiglia intera e la finisce tutta a tavola. Non è nella volontà di Dio. Perché poi succede che si comincia a diventare un po' allegri, non brilli, escono dalla bocca delle espressioni che non dovrebbero uscire e facciamo tanto danno a coloro che ci stanno vicino. La scienza umana dice che un bicchiere da vino a pranzo e un altro a cena è sufficiente. Uno, quando te ne bevi 2, perché dice: ma fratello, io lo porto il vino, io lo sopporto. E però non sai quello che poi dice e che si viene a sapere anche, perché tanto si viene a sapere tutto quello che facciamo, anche quanto mangiamo a tavola e quanto beviamo a tavola. Quindi vogliamo chiedere grazie al Signore di essere anche sobri e di avere l'autocontrollo anche quando mangiamo e quando beviamo, ma anche in tutte le altre cose dobbiamo essere moderati. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Dobbiamo chiarirci su questo. A me è sempre piaciuto che riguardo a questo argomento la parola di Dio non abbia mai detto i frutti dello Spirito. L'ha sempre espresso al singolare, il frutto. È un unico frutto, fratelli. A noi piace rassomigliarla a un'arancia con 9 spicchi, ma è unico il frutto. In altre parole, se lo Spirito Santo ti dà amore, ti dà anche gioia. Mi state ascoltando? Se lo Spirito Santo ti dà pace, ti dà anche pazienza. Se tu manchi di pazienza, non devi chiedere al Signore: dammi la pazienza,
ma di Spirito Santo, vivi dentro il mio cuore e nella mia vita. Perché se lo Spirito Santo vive, un frutto solo porta, e questo frutto è comprensivo di tutti questi 9 aspetti: gloria a Dio, pazienza, benevolenza, bontà. Non puoi avere la bontà, la benevolenza e non essere fedele, non essere mansueto. Che bello essere mansueti. Imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. I mansueti ci ispirano fiducia. I mansueti non fanno i gradassi nella Chiesa. Sono pronti ad ammettere le loro debolezze, le loro mancanze. Sono umili, non esternamente, non di un'umiltà recitata, ma umili di cuore. Tu sei umile davanti a te stesso, ancora ti senti... Tu, fratello Lino, davanti a Lino, come ti senti? Io che opinione ho di me stesso? Che so fare quello, so fare quello, so fare quello, so fare quello. Forse magari non lo hai detto, ma l'hai detto dentro di te. Meno male che ci sono io. Meno male che ci sono io. Fratelli, meno male che c'è il Signore. Annichilisci di fratello, sorella. Svuotati, porta la tua croce, rinuncia a te stesso, a tutto quello che hai, ai titoli di studio, ai corsi che hai fatto, non ti vantare, tanto c'è sempre qualcuno che è più bravo di te, c'è sempre qualcuno che è più furbo di te nel mondo, c'è sempre qualcuno che è più preparato di te. Gloria al nome del Signore. Quelli che sono di Cristo, notate, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Noi diciamo sempre che apparteniamo a Cristo Gesù, è vero? Che, alleluia, apparteniamo a Lui. Se viviamo dello Spirito, perché a noi il tutto della grazia di Dio ci è pervenuto per mezzo dello Spirito, notate, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Appena esci da questo locale, fratello, sorella, lo Spirito Santo ancora è qua, è dentro di te, ti guida. Non ti ha detto, vedi, che ti ho guidato dalle 10:30 fino a mezzogiorno che eravamo in chiesa? Voi credete che lo Spirito Santo ci guidi anche fuori? Fuori? Sempre! Noi dobbiamo stare sempre in comunione con lo Spirito di Dio. È stato detto, non vi stancate mai di pregare, non cessate mai di pregare. Non vuol dire avere le mani giunte e camminare così per la strada. Non cessate mai di verificare che avete la comunione con Dio. Da soli, in compagnia, la mattina, il mezzogiorno, nelle feste. Feste, nei compleanni, nelle ricorrenze, nei matrimoni, dove a volte si perde il bene dell'intelletto e tutto siamo tranne che guidati dallo Spirito Santo. Ci dobbiamo sempre ricordare che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Quando, a part time, dalle 8 alle 10, dalle 6 alla mezzogiorno di ogni giorno, credete con me che il nostro corpo sia il tempio di Dio? E che rimanga tempio di Dio 24 ore su 24? Mattina, sera, notte, da soli, in compagnia, il calendario colore nero, il calendario colore rosso. Oh, quante volte si è perso il bene dell'intelletto, influenzati dalla ricorrenza, dalla festività, o dall'amicizia, o dal fatto che siamo insieme a tanti. Non dimentichiamo mai, anche quando siamo insieme a tanti, di preparare un posto per il Signore Gesù a tavola. Li faresti tu certe cose se c'è Gesù seduto a tavola? Forse staresti con non 2, 4 piedi in una scarpa. Che Dio ci aiuti e ci dia grazia. Non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni e gli altri. O che non ci sia invidia nella Chiesa, fratelli. La soluzione è stata data. Io ho visto diversi attorno a me negli anni che si vantavano, volevano essere portati avanti, eccetera, eccetera. E l'Apostolo allora ha sentito da parte del Signore di bloccarli.
Questi, se io li porto avanti, diceva, fanno tanto danno all'opera di Dio, e non sono stati mai portati avanti. Mentre altri, fratelli, la gloria va al Signore, come me e meglio di me, che andavamo dicendo, non è cosa mia, fratello, che andavo. Vedi che ti sbagli, io non sono portato a fare questo, tu ubbidisci e basta. A Dio sia la gloria. Non lo so perché è uscito fuori questo parlare. Fratelli, vi do una buona notizia. Se abbiamo collezionato delle sconfitte fino ad ora, da ora in poi collezioniamo vittorie. C'è vittoria nel nome del Signore. C'è vittoria nella potenza dello Spirito Santo. E ricordati che se quel male è potente, lo Spirito del Signore è onnipotente. E Lui ci darà la vittoria nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Benedetto l'Eterno, Dio è buono, fratelli. Chiniamo il nostro capo, ringraziamo il Signore per la sua parola. Alleluia, alleluia, alleluia. Grande sei, o Signore Dio onnipotente. Alleluia. Benedetto l'Eterno, benedetto l'Eterno. Lodi a Dio, gloria al Signor Gesù. Benedetto il Signore, alleluia. Benedetto il tuo nome, Signore. Benedetto l'Eterno. Santo il tuo nome, Signore. Chiamati da te, o Signore, non vogliamo venir meno nell'animo. Benedetto il Signor Gesù, alleluia. Gloria al tuo nome, o Padre. Benedetto l'Eterno. Alleluia. Dio d'amore. Lode al Signore. Grazie.
sincerità. Grazie perché ha aperto il suo cuore a noi. Grazie. E noi lo faremo con te, Dio, secondo, Signore, la guida del tuo Santo Spirito, secondo come abbiamo compreso che tu ci vuoi. Grazie, grazie di cuore, Dio, resta con noi, accogli questo giorno, sì. Nel nome di Gesù ti benediciamo e ti ringraziamo, che con te è benedetta in età. Amen. Gloria al Signore. Cantiamo l'inno numero 105 da Inni di Lode. Oh,
Alleluia. Dopo essere stati partecipi della Tua presenza ed aver ascoltato la Tua parola, ci sentiamo di dirti, oh Signore, suggellala dentro il nostro cuore e aiutaci a portare frutti per la Tua gloria. Ti prego, Signore, adesso accompagna in pace il Tuo popolo, i miei fratelli, oh Signore, e il ricordo della Tua parola rimangono dentro di noi mentre chiudiamo questo culto nel nome di Gesù, il Signore è benedetto in eterno. Amen. Amen. Dio la gloria.